Ciao ragazzi, bentornati da Simo Bricks. Oggi siamo qui in questo video che vi voglio illustrare una piccola modifica alla zona cargo barra miniera. Innanzitutto vedete qua che ho costruito una sottospecie di rampa di carico, una rampa di carico per permettere alla nostra ruspa di caricare e scaricare il carico dal carrello minerario. Questo insomma avete già visto. Inoltre qui ho modificato un attimo la zona, ho costruito questi due portacarichi. Indovinate perché? Ho costruito un muletto con un design molto vintage, mi piace molto. Solito muletto con la leva elastico, molto carino. E poi qua non è cambiato più di tanto, insomma ho sistemato un attimo i binari in modo che il treno non facesse troppi intoppi, insomma. E niente, la città è rimasta più o meno la stessa e niente, questo era un piccolo aggiornamento. Poi vi faccio notare un'altra piccola cosa: ho modificato questa carrozza. Allora, adesso ve la faccio vedere in un modo più professionale. Eccola qua, come vedete è diversa dal solito, e sono riuscito a ricreare un sistema facile per permettere lo scarico e il carico facile. Inoltre ho abbassato i magneti e gli ho messo queste cose, insomma prima era diversa. Intanto anche la scatola, diciamo così, ha un carico e carico molto più facile. C'è questa porta che si apre così e niente. Inoltre potete caricarla sul camion. Intanto c'è il pavone che mi rompe le scatole. E su questo piccolo coso che si trasforma in flatbed car, come vedete, si può trasportare qualsiasi cosa e si mette sopra abbastanza facilmente. E basta. Quindi vi ringrazio per la visione. Ciao e alla prossima.